Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio all'interno della Via Crucis del Messina, ai piedi dell'immagine di Maria, della statua della Madonna. Oggi vogliamo raccontarvi quanto accaduto all'interno del convento diversi anni fa, quasi 100 anni fa, con un figlio spirituale di Padre Pio che ha raccontato questo fatto. Ecco, ce lo trascrive Padre Alessandro Aripa Bottoni nel suo testo. Che cosa è accaduto? Ecco, lui scrive, e lo scrive Emanuele Brunatto nel suo libro, Padre Pio di solito è geloso a conservare i suoi segreti con l'aldilà, di colloqui con creature che noi non vediamo, di queste misteriose relazioni oltre la vita. Egli ha offerto più di una prova rigorosamente controllata. Una sera proprio è successo questo. Dopo cena, accanto al fuoco comune, sei stato in chiesa? Domanda Padre Pio proprio a questo giovane, Emanuele, che da 5 anni vive a San Giovanni Rotondo, vicino a lui, e che gli insegnava lettere nel seminario del convento, nel ginnasio. Questi andava in chiesa la sera a cambiare lo stoppino alle lampade ad olio. La chiave della chiesa la teneva proprio lui stesso. Non ancora, padre, gli risponde Emanuele. Andrò un po' più tardi. Bada, se incontri qualcuno, gli dice Padre Pio, ridendo, va a vedere che troverai quando la candela è a terra. Allora, il giovane Emanuele prende la lanterna, un frate lo accompagna, girano tutta la chiesetta antica e non trovano nulla. Poi ritornano nel fuoco comune e dicono, padre, ma non c'è nulla. E padre Pio subito, impossibile, andiamo a vedere. Entrano in chiesa con gli altri frati che avevano seguito la scena. Padre Pio si gira attorno e fa segno di guardare in alto, innanzi al quadro della Madonna, a 5 metri di altezza, dove manca la candela di mezzo. Prendi una sedia, guarda sopra il tabernacolo. Difatti sopra il tabernacolo, contro il muro, era la candela intatta, in una posizione dove in nessun modo avrebbe potuto cadere naturalmente. Ritornano così al fuoco comune, tutti vogliono sapere. Allora Padre Pio riprende a narrare sorridendo. Io stavo in coro, si noti che, appunto, sottolinea Padre Alessandro, non ha alcuna comunicazione con la chiesa, come ben sappiamo. Quando sento un rumore come di uno che andasse rovistando sugli altari e smuovendo i candelieri. Dopo un poco, supponete, badate bene, che io domandassi, ebbene, che vai facendo? Urla Padre Pio dal coro. E quello mi risponde, vado accomodando gli altari che ho trascurato durante la vita. E subito un rotolare, un frastuono, una caduta di candele che precipitano. E subito Padre Pio, altro che accomodare, mi sembra che tu sfasci ogni cosa. Allora, con questo suo racconto, sempre nel fuoco comune, condiviso con i frati, con lo stesso Emanuele che poi ha trascritto e ci ha raccontato tutto questo, che oggi anche Padre Alessandro ci racconta, così apre un velo sull'aldilà e lo chiude garbatamente, sorridendo, prima che la nostra curiosità oltrepassi il limite.